Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e oggi andiamo a fare un giro bellissimo. Sono in compagnia di Angelo con la moto che non si impenna e il giro che facciamo oggi è sulla strada dei motociclisti, quindi una figata vera. Ci facciamo delle pieghe e come potete vedere sono con la tuta da pista, perché lo scopo della nostra giornata di oggi sarà quello di fare delle pieghe a ginocchio. Ci divertiamo così. Angelo invece è in tuta molto sportiva. Guarda, e guarda le donne. E gli fa pure l'ok. Vediamo cosa dice. Enge, com'erano? Gli hai fatto ok? Siete andate bene? Nuova mascherina della KZ e via. Bella. È nuova lente sulla vecchia, sta bene. Sì, sta molto bene. Oh Angel, guarda che bella quella lì con lo scooter. Figa, eh? Fagli sentire che so che fa il tuo Honda. Quando va? Quando va? E via manetta. Oddio. Cosa succede? C'è una macchina. Ma via, e andiamo. Cioè tra prima e seconda ha fatto una scoppiata. Grande. Sì, saluta. Numero uno Angel. Angel è la sua onda. Come va Londino? Va forte. Col freddo va più forte anche. È più magro e via. Anche se in realtà è iniezione, però. Questo però non sa guidare quella punto, eh. Era un nonnino. Cioè, devo dire che anche se sono vestito fa abbastanza freddo, eh. Miseria. Fa freddino, eh. Fa freddino. Ho cambiato marcia troppo presto e è andato via. Red. No, è rosso, Angel. Ma è rosso. No, non se ne è accorto. Non se ne è accorto, mi sa. Lei si incazza. Con me, non lo so. Non se ne è accorto. Ma come? Dai, arrivo Angel. Eccolo. Si era fatto prendere dalla foga. Devo gonfiare la gomma dietro. Cavolo, me ne ero dimenticato. Adesso glielo dico. Perché ero andato a fare dell'enduro, solo che non riuscivo più a salire su una salita e perché c'era un sacco di fango. E così ho sgonfiato la gomma dietro in modo tale che la ruota occupasse più superficie e sono riuscito a risalire. Ogni tanto c'è qualche frenata a caso. Angel, devo gonfiare la gomma dietro io. Dove andiamo? Andiamo lì al benzinaio a vedere se si può. Che era andato a fare dell'enduro, allora l'avevo sgonfiata. Come vado? Bene? Alla grande. Ah, alla manetta, te l'ho detto che va più forte? Va. Va.
Ah, meno male, pensavo andasse dritto. No, qua non c'è da gonfiare. Come facciamo? Cosa fa? E che suoni? Aspetta! Ah, non suonava a me. Ehi, grande un cazzo! Vuoi sapere quell'idiota? No. L'avevo scritto. No. Un altro idiota come quello della... Non te l'ha presa. Di Modena. Di Modena, guarda. Andrea, salve, piacere. Sì. Cioè, ieri sera mi chiama questo, gli dico, ma sei sicuro di voler prendere... Prende sta moto per girare per strada, ma dico, dai, ma sei sicuro? Sì. Sicurissimo, vengo da Imola a vedere, dico, guarda, è buio, non te la posso neanche far provare. È voluto venire a tutti i costi, lì non sapeva neanche metterla in moto e la cosa mi sembrava strana, però dico, siccome la vuol prendere. Morale, stamattina quando l'ho chiamato, dopo che c'era già non rispondeva, poi mezz'ora fa mi ha chiamato. Che coglione. Ah, fra, io la terrei, ci andrei in pista. Adesso che è possibile la macchina sul carrello. Se non la prende nessuno, la tengo volentieri. È un cross targato CRF del 2006 4.5 che è attivissimo. Prima quello là di Modena che viene con un Kawasaki da pista su per la strada là. E poi. No, diciamo. L'incazzatura mi è già passata, lo so, però per dirti. C'è due, la gente è scema, dai. Poi per 1.900. Sì, per 1.900. Poi a trattare il prezzo, voleva darmene 1.600. Ciao! Ho ricollegato adesso chi era lui, praticamente. Infatti è quello che mi dicevi prima. Prima di partire mi aveva parlato di un signore che doveva vendere un Honda da cross, da enduro, però non riusciva a venderla. In realtà poi dopo mi ha detto Angelo che era riuscito a venderla. E ora abbiamo appena scoperto in diretta che non è riuscito a venderla. Un Ellissimo. Far delle piegone, lì c'è un K. Però fa cagare esteticamente. È molto più bello quello Red. Sì, quello che fa full throttle. Full throttle. Full throttle. Sì, vai. Senza un guanto parte. Senza un guanto. Perché va senza un guanto? Oddio, cosa succede? Senza un guanto e via che si riparte. La strada, ma qua c'è sempre un vento micidiale in sto punto e basta. Cosa ha fatto al piede? Cosa succede? Angelo, che succede? Cosa succede? Si accosta. No, era una finta. Ah, bellissima questa strada. Sono mille campi belli. Io più che altro ho la gomma dietro che è un po' sgonfia, quindi vorrei capire quanto possa influenzare sulla direzione della moto. Anche lui l'ha fatto. È arrivata in 2 secondi sta curva. Felpe centrico, Ducati non smentisce. E via, tutto a posto. Bolliciotto. Ma perché il sole sta andando via? Sono le 4. Che diamine. Fa freddo senza sole. Ma lui più che altro non ha neanche il casco integrale, quindi non oso immaginare il freddo che possa avere. Che differenza dalla scia, no? Rimango tutto protetto dal freddo, ma ho freddo lo stesso. Ciclisti alla riscossa! Che figata! Ci vorrebbe solo un po' più di sole, che diamine! In scia d'Angel e via che si va. Ma brutto! Andiamo così! Cazzo! Cos'è successo? Un sesto prima! È che il motore è silenzioso, quindi non ci ha sentito!
non oso immaginare il freddo che possa avere. Ma mi sono partiti dai pezzi. Comunque, ricapitolando, no, freddissimo. L'abbigliamento che ho pensavo bastasse, in realtà no, perché pensavo che la tuta facesse più caldo. Praticamente sotto la parte bassa ho dei pantaloni, quelli che presentavo nel video dove parlavo di tutta l'attrezzatura della 62, quelli che sono antivento. Infatti onestamente qua non ho tanto freddo. Il freddo in realtà è molto nelle mani, perché ho solo i guanti in pelle, e abbastanza qua nel petto. Ai piedi ho gli stivali, quelli che ho presentato nel video della Steel Martin, questi, mamma mia che combo, piega il piedino su, non so se si vedevano questi, e mi trovo molto bene, cioè non, nel senso, non ho freddo, mi devo ancora abituare bene con la cambiata. Ho fatto un traverso prepotente senza volere, tanto là c'era un signore che andava a campi. Buono! Sì! Bella, bella, va forte, va forte! Sì, 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 andiamo, andiamo a mangiare la frutta! Qua un signore che fa da spettatore. No, ma ho capito ora dove siamo! Adesso c'è un altro paesaggio bellissimo! Che succede? Sì, sole! Evviva, c'è il sole, Angel! C'è il sole! Com'è? Com'è piaciuta questa? Sì, eh? Bellissimo, bellissimo, grazie. Oddio, ma cos'è questo pulmino? Sembra uno di quei pulmini che si vedono nei film americani. Che strambo. Era targato italiano. No, ma che... Cioè, adesso volevo stare con la visiera giù che avevo caldo. In realtà c'è il sole che non mi fa vedere niente. Io ho la gomma dietro e sgonfio. Lo sento, che bello. Sole in mezzo, quanto è bella sta strada. Oddio, vorrei troppo avere il drone, un drone qua. Che figata di strada! Wow! Cos'è sto posto? È bellissimo! Sì, 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 mo! Che figata! Proprio una figata! Nel frattempo ho visto che Angel là davanti ha messo le quattro frecce. Cosa succede? Merda! Ma quanto è bello sto posto! Quanto è bello qua! Merda, c'è il naso congelato, sì dai, facciamo due foto. Andiamo lassù, sì. Che figata. L'ho visto.